ci confronteremo con tutti, lavoreremo con la Commissione Europea, con tutte le istituzioni, però l'idea è fare il contratto di governo, realizzare il superamento della legge Fornero, il reddito di cittadinanza, i truffati alle banche, gli aiuti alle imprese e tanto altro, e quello si deve fare. Ma quindi non si cambia la manovra, come dice Savona, se lo spread sale? Luigi è stato in Germania, io sono stato in Francia, ho parlato con tanti colleghi che guardano con ammirazione, con interesse e con rispetto a quello che stiamo facendo in economia e non solo in economia. È un'Italia che torna a crescere, è un'Italia che è una buona notizia per l'Europa, per i mercati e per il mondo. Quindi non ci poniamo il problema di qualche speculatore, andiamo avanti. Cancellare la legge Fornero non è un diritto ma è un dovere. Gli italiani ci chiedono meno tasse e più lavoro, questo facciamo. Quindi non abbiamo nessuna intenzione di fare nessun regalo a chi vuole un'Italia in ginocchio, quindi tiriamo tranquillamente e orgogliosamente dentro. L'ufficio parlamentare. Ma questa è... Gli italiani chiedono di lavorare di più. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera. È appena terminata la riunione che abbiamo chiamato cabina di regia per gli investimenti, la prima riunione che inaugura una cabina di regia che sarà qui a Palazzo Chigi per avviare, monitorare e assecondare il piano di investimenti che abbiamo elaborato. Abbiamo spiegato anche tutte le riforme strutturali, volevamo un'interlocuzione da parte di loro, che sono operatori economici privilegiati, senza nulla togliere a tutti gli altri. Volevamo un primo riscontro sul se stiamo muovendoci bene per quanto riguarda anche le riforme strutturali. Tutto quello che riguarda la semplificazione burocratica, accelerazione dei processi, digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, semplificazione del regime fiscale e via discorrendo. Abbiamo raccolto una disponibilità veramente grande, abbiamo avuto la sensazione vera che l'Italia può fare sistema. Eravamo a gomito con il sistema Italia. Posso dire una cosa? Posso dire che gli imprenditori che fanno impresa, non qualche burocrate in qualche ufficio, sì, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Un'altra cosa, che tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è una buona cosa che boccino quello attuale, perché significa finalmente che stiamo andando in controtendenza rispetto a delle ideologie economiche per cui bisognava massacrare i diritti delle persone e favorire le solite lobby economiche e potentati economici.